Allora, secondo me due episodi sono importanti non tanto nel risultato finale, ma quanto nella dimostrazione della voglia dei ragazzi di non mollare. Cioè Canestro allo scadere del primo quarto su una lungo lira di Scaglia Raiglio, che ci ha consentito di andare a riposo dopo il primo quarto invece che sotto 7, sotto 4. E il contropiede con il canestro finale di Mastroianni a fine terzo periodo, che ci ha consentito di andare all'ultimo riposo a sotto 2 invece che sotto 4, non tanto per i 2 o 3 punti in più quanto per la dimostrazione dei ragazzi che ci hanno sempre creduto. Secondo tempo abbiamo visto un'altra partita, abbiamo subito solamente 22 punti, abbiamo continuato a far fatica a far canestro, ma qualche canestro di contropiede, qualche canestro di Galizzi di personalità ci ha consentito di avere un discreto bottino, ma soprattutto dietro abbiamo subito 22 punti in 20 minuti e 8 punti nell'ultimo quarto, di cui 4 su tiro libero, quindi l'ultimo quarto abbiamo subito due canestri. È di fatto tutta la differenza della vita. Pizzi e Agostini sicuramente sono stati gli unici che hanno avuto un po' di continuità, soprattutto il tiro da fuori. Agostini oggi è una doppia di grande qualità in 22 minuti. E la forza finora di questa squadra è quella di trovare dei protagonisti diversi. Oggi Obore ha fatto più fatica, abbiamo trovato Galizzi. Guarisa, con gli accoppiamenti difensivi cui gli costringevano, molto spesso lo mettevano contro Stefano, che ci faceva più fatica, e abbiamo trovato Agostini. Emilio Scali finora dalla panchina è un lusso. Avendo giocatori a cui dare la palla e abbracciarsi, dobbiamo giocare di sistema e trovare protagonisti diversi ogni volta.